Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con Claudia di Yellow Tax che ci spiegherà questo straordinario servizio che tra l'altro già sto consigliando a parecchi dei miei clienti che ci aiuta a gestire l'IVA all'interno dell'Unione Europea. Claudia si occupa del responsabile delle vendite del servizio di Yellow Tax. Io sono Luca Taglielatero, ovviamente già mi conoscete, siamo del resto qui sul canale di Tax Planning Internazionale e Claudia oggi è stata così gentile da mettersi a nostra disposizione per alcune domande e spiegarci esattamente che cosa è Yellow Tax e che cosa può fare per tutti i business che hanno necessità di gestire l'IVA all'interno dell'Unione Europea. Ok? Quindi Claudia, grazie ancora per essere qui con noi. Vuoi spiegarci meglio tu che cosa è Yellow Tax, di che cosa si tratta esattamente? Sì, innanzitutto ciao a tutti e grazie mille Luca per avermi invitata qui. E certo, allora noi di Allotax siamo sul mercato dal 2016, prima ci chiamavamo FBA Hero, poi abbiamo fatto un rebranding l'anno scorso per migliorare le nostre prestazioni e siamo diventati Allotax e siamo un'azienda che appunto si occupa nel risolvere i problemi legati all'IVA per venditori online. Mi spiego un pochino meglio. Ci occupiamo per le aziende della registrazione delle partite IVA, delle dichiarazioni IVA e di tutto questo che appunto riguarda questo argomento che può essere incombente per i vari venditori online nei paesi che diciamo non sono il paese di provenienza dell'azienda. Quindi, se ad esempio abbiamo un'azienda italiana, noi ci occupiamo delle registrazioni IVA e di tutto quello che ne riguarda per gli altri paesi europei. Quindi, Siamo Yellow un'azienda. Sì, dimmi, Tax, scusami. perdonami se ti interrompo. Yellow Tax è un'azienda dove ha sede legale? Allora, noi abbiamo sede legale ad Alicante, in Spagna, ma comunque operiamo da remoto, quindi siamo un po' in tutta Europa, addirittura arriviamo a spaziare fino a Bali, ho colleghi che sono a Bali, in Giordania, quindi operiamo da remoto, appunto siamo molto internazionali, ecco. Quindi avete clienti praticamente di tutto il mondo, sia UE che extra UE, immagino. Sì, assolutamente, ne abbiamo tantissimi, specialmente dalla Cina, dalla Turchia, dagli Stati Uniti, Australia, quindi assolutamente copriamo tutto il mondo come clienti. Sì. Quindi Yellow Tax, se ho capito bene, nasce esclusivamente per risolvere il problema dell'IVA, Sì, esatto. IVA. Noi abbiamo fatto questa scelta di concentrarci lì proprio perché è già comunque un argomento che ti posso assicurare, crea non pochi problemi, soprattutto ai venditori, e di conseguenza abbiamo deciso specializziamoci lì. Noi poi ci specializziamo specialmente sui paesi operati da Amazon, proprio perché i nostri due, diciamo, co-founder, i nostri due fondatori erano loro stessi venditori su Amazon un tempo e vedendo le difficoltà che l'IVA comporta, che queste cose comportano, hanno detto: ma perché non creare una soluzione a tutto questo? Quindi, appunto, essendo stati loro stessi venditori, sanno benissimo quali sono le necessità e i problemi, di questo fatto. Quindi principalmente diciamo, nasce rivolto agli imprenditori di Amazon FBA e poi si allarga a tutte le problematiche varie possibili e immaginabili. Insomma, chi è il cliente ideale per voi? Allora, diciamo che abbiamo di certo la maggior parte dei nostri clienti operano su Amazon, ma abbiamo benissimo anche clienti che non hanno Amazon. Diciamo che il nostro cliente è un cliente, un venditore che opera nell'e-commerce, ok? Che può operare nel proprio sito, su Amazon, su eBay, Shopify, insomma, in tutte le varie piattaforme. E appunto può essere un'azienda europea, un venditore europeo come extraeuropeo. E anche un particolare importante è che appunto non deve essere per forza un'azienda formata, una società, può essere anche un venditore singolo.
Ad esempio, abbiamo tantissime situazioni in cui abbiamo i cosiddetti sole trader, quindi abbiamo venditori che addirittura nel loro paese d'origine non hanno ancora la partita IVA, perché non hanno superato la soglia oltre la quale è necessario registrare nel proprio paese di provenienza, ma hanno tutte quelle europee. Quindi anche qui ci sono delle restrizioni, nel caso invito i nostri spettatori a prenotare una consulenza con me per vedere bene il caso singolo, però sì, cioè diciamo che tutti quelli che vendono online possono rivolgersi a noi, tutte le Ok, persone che vendono. quindi facciamo il caso che ho un'azienda in Inghilterra, per esempio, mi occupo di shipping piuttosto che tramite Amazon FBA piuttosto che in proprio, e ho necessità di vendere in 3-4 paesi dei 27, diciamo, dell'Unione Europea. Quindi diciamo che vendo, il mio è un business B2C, tipicamente dropshipping è B2C, nei confronti di clienti italiani piuttosto che spagnoli piuttosto che francesi. Io ho un'azienda inglese, ok, che a quelli momento è metà UE, metà extra UE, ma comunque direi completamente extra UE ormai. Quindi io imprenditore con una mia limited UK, a questo punto invece, ti ho capito bene, invece di identificarmi direttamente in ciascun paese per assolvere agli adempimenti IVA, quindi in Italia, in Francia e in Spagna che avevo nominato, vengo da voi. Esatto. Anche perché credo sia molto più semplice. Adesso io non mi immagino, io ho un'azienda italiana, ad esempio, mi dicono hai necessità di aprire la partita IVA in un paese addirittura ancor più magari lontano, come dire la Polonia, da dove parto? Invece, venendo da noi, noi ci prendiamo cura di tutto dalla A alla Z, di tutto il processo. Diciamo che le preoccupazioni diventano molto, molto, molto minori, anche perché adesso immaginiamoci trovare un commercialista in ogni paese in cui abbiamo bisogno di registrare la partita IVA. Cioè diventa una cosa impossibile, folle, sia come costi, sia come organizzazione, cioè quanti contatti dobbiamo avere, no, diventa impossibile. E proprio per questo i venditori che si vogliono espandere in Europa hanno necessità di aprire partite IVA in paesi diversi da loro, vengono da noi e noi ci prendiamo cura di tutto. Anche perché, diciamolo, anche per esperienza mia personale, ovviamente, l'identificazione diretta ai fini IVA è un servizio abbastanza costoso. Chiaramente poi dipende dal turnover, dal fatturato, dalla sostanza delle operazioni, però tendenzialmente non costa poco. Sicuramente con riferimento all'Italia e altri paesi con cui ho avuto modo di lavorare, invece mi sembra di capire che i vostri prezzi siano assolutamente abbordabili. Ma voi riuscite a gestire quindi relazioni con tutte le agenzie e le amministrazioni fiscali dei 27 paesi dell'Unione Europea? No, non tutti i 27. Allora, noi abbiamo i nostri commercialisti in Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Austria, Italia. In questi paesi abbiamo proprio nostri commercialisti che fanno parte della nostra azienda, che operano con noi, non sono partner. Ovviamente, nel caso i nostri clienti abbiano passato il limite di vendita in un altro paese, abbiano bisogno, necessità di registrare la partita IVA in un nuovo paese, noi comunque li supportiamo nel trovare magari un commercialista una soluzione al loro problema. Però diciamo, noi ci concentriamo su questi paesi, che poi sono anche paesi operanti, diciamo, su Amazon. Chiaro, dove ci sono i magazzini di Esatto, Amazon. esattamente. Chiaro, chiaro. E quindi avete praticamente un rapporto diretto con il cliente, quasi, nonostante sia un software, non è un software automatico, è comunque un servizio. Però, sai, quando io sono un cliente, vengo, vedo il sito internet, leggo il prezziario, mi iscrivo, mi aspetto un software gestionale. In realtà mi sembra di capire che ci sia proprio un rapporto one-to-one quasi con il cliente. Sì, no, assolutamente. Allora, solitamente proprio il cliente, prima di decidere il servizio, passa da me o dal mio collega, facciamo una consulenza, vediamo che necessità può avere, diamo consigli, vediamo se ci sono situazioni difficili, perché appunto l'IVA è un argomento che da molti venditori non conoscono bene, quindi ci sono anche situazioni dove bisogna fare registrazioni andando indietro nel tempo. Una volta che il cliente decide di registrarsi con noi,
Lì viene assegnato un account manager, che è proprio una persona che si prenderà cura sempre di questo cliente. Quindi anche un giorno che il cliente avrà dei problemi o cose così, non chiama un servizio clienti generico, bensì chiede sempre del proprio account manager assegnato, così da restringere anche, diciamo, tutte le spiegazioni, cose così, si perderebbe troppo tempo. Sì, e poi ecco, siccome accennavi, parte centrale del nostro sistema è proprio il nostro software. Con Amazon, proprio perché ti ho detto, noi siamo molto specializzati su Amazon, abbiamo un API, un collegamento diretto. Quindi questo per i venditori di Amazon semplifica tantissimo le cose. Loro collegano il loro account Amazon al nostro software. E ogni mese tutti i dati riguardanti le loro vendite su Amazon vengono importati direttamente da noi. Quindi anche per i meno esperti è una cosa che semplifica tantissimo le cose. Per gli altri, ovviamente, importano i dati invece manualmente o cose così, quelli che vendono su altre piattaforme, però comunque dopo è tutto centralizzato lì. Chiaro, Quindi chiaro. Ma, purtroppo, io chiaramente, purtroppo per fortuna per i pianificatori, obiettivamente l'IVA è una materia estremamente complessa, cioè per fortuna mia, nel senso chiaramente più è complessa e più sono i clienti che si rivolgono a me per risolvere i problemi, banalmente. Quindi non mi dispiace, diciamo, la complessità dell'IVA, però e c'è molta incertezza, cerco di chiarirla anche tramite, diciamo, post, report, eccetera, eccetera, interviste come con te che sei stata gentilissima. E la domanda molto spesso è: io ho un'azienda estera, vendo in Europa, perché devo identificarmi ai fini IVA? Beh, ragazzi, la legge dice così all'interno dell'Unione Europea, quindi sfatiamo il mito. Se io ho una società extra UE e però vendo all'interno dell'Unione Europea, sono comunque costretto per legge ad identificarmi o a trovare un modo, previsto di quelli previsti dalla legge, di versare l'IVA nel paese di competenza. Perché ricordiamo, l'IVA è un'imposta sul consumo e quindi tendenzialmente va versata nel paese dove il bene, il prodotto è consumato, dove si trova il consumatore. Ok? Quindi nel B2C, servizi come quelli di Ellotax, io li ho trovati estremamente importanti per evitare poi anche problematiche successive, perché chiaramente molto spesso nell'ignoranza proprio della legge si parte con le proprie attività, si dimentica di versare l'IVA. Ricordiamo che l'IVA in Italia, ma poi in realtà in ciascun paese dell'Unione Europea, ha delle soglie superate le quali si parla di evasione, e l'evasione, vabbè, in realtà anche di un euro solo, però superate determinati limiti, poi si entra nel penale e si rischia addirittura la galera. Siccome obiettivamente, per come li conosco io, i business di dropshipping, comunque di Amazon FBA, hanno dei turnover piuttosto elevati, anche perché poi chiaramente i margini sono ridotti, insomma, tra il 20 e il 30%, quindi se questi vogliono guadagnare, i turnover sono veramente elevati, quindi arrivare a quei volumi di IVA, superare quelle soglie, è veramente un attimo. Servizi come Ellotax possiamo anche dire che evitano la prigione, quindi prendiamo in considerazione. A proposito di questo, cioè, ti faccio l'ultima domanda. Dal 1 gennaio cambierà qualcosa a livello europeo, nel senso che anche per business come quelli della vendita dei prodotti a distanza, dovrebbe essere possibile identificarsi tramite il MOS, che è praticamente il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, lo ricordiamo per chi non lo sa, che attualmente viene utilizzato invece per l'e-commerce diretto, quindi per tutti gli infomarketer, per gestire l'IVA, che è un problema anche per l'e-commerce diretto e non solo quello indiretto che invece gestite voi. Prevedete dei cambiamenti all'interno dell'azienda per questo motivo? Allora, dato che le semplificazioni dell'IVA che andranno a toccare più che altro noi ci saranno in teoria da luglio 2021, quindi non entreranno in vigore subito da gennaio, diciamo che inizieremo a pensarci da quest'autunno. Non abbiamo preso ancora particolari decisioni, ecco, in merito, proprio per questo ritardo che è previsto e quindi del fatto che dovrebbero entrare in vigore da luglio 2021. Vedremo, insomma, come dato che comunque cambia sempre tutto molto facilmente, stiamo un attimo aspettando. Sì, potrebbe in realtà anche ricambiare, perché poi in realtà il Covid ha fatto slittare tutto. Esatto,
esatto. Anche se non ci sarà una seconda ondata, speriamo di no, per cui poi le date potrebbero rislittare ancora, incrociamo le dita. Incrociamo, sì, no, speriamo di no. Bene, va bene Claudia, allora io ti ringrazio nuovamente, sei stata gentilissima, abbiamo spero spiegato ai nostri ascoltatori meglio come funziona l'IVA e soprattutto che cosa Elotax può fare per loro, quindi grazie ancora e vediamo insomma le reazioni e magari poi vediamo di dare un seguito anche a questa registrazione. Ricordiamo che nei link in descrizione mettiamo il dito del sito di Elotax e chiaramente i riferimenti di Claudia per chi avesse problemi particolari e voglia prenotare una one-to-one. Grazie ancora, Claudia, ci risentiremo per una prossima intervista. Allora. Grazie mille a voi. Presto.